Ciao a tutti ragazzi, qui Simone, qui Stefano di Photoshop Facile. In questo video vedremo come trasformare una semplice foto come questa in un'incredibile foto architettonica fine art in Photoshop. Ti sarà sicuramente capitato di sfogliare tra le tue immagini e ritrovarti con fotografie di monumenti, palazzi o grattacieli. Simone, se devo essere onesto, nella maggior parte dei casi questa tipologia di foto, diciamo architettoniche, le lascio lì ad ammuffire sul mio rullino fotografico. Questo è un gran bel peccato, infatti dietro quei singoli scatti si nasconde un incredibile potenziale. Quindi in questo video prenderemo una banalissima foto architettonica e la trasformeremo in un'incredibile composizione fine art. Ah, e per fine art ci riferiamo semplicemente a fotografia artistica, ma la cosa più interessante è che possiamo raggiungere questi bellissimi risultati in quattro semplici passaggi. Quindi stiamo parlando di una tecnica semplicissima che può essere applicata anche se sei alle prime armi. A tal proposito, se parti completamente da zero, io e Simone vogliamo darti la possibilità di guardare gratis le prime tre lezioni del corso Photoshop Facile. Photoshop Facile è il nostro corso per imparare ad usare Photoshop con il giusto metodo e grazie a queste prime tre lezioni acquisirai già le basi di Photoshop. Ti lasciamo il link qui in basso in descrizione. Ok, io direi di iniziare, questi effetti mozzafiato mi gasano un sacco, quindi mano sul mouse e vediamo come raggiungere questi risultati. E siamo all'interno di Adobe Photoshop e qui al centro ho già importato l'immagine su cui andremo a lavorare. Come ti abbiamo già accennato all'inizio del video, per raggiungere il nostro risultato finale sfrutteremo solo 4 step. Quindi partiamo subito con il primo step, che consiste nel convertire la nostra immagine in bianco e nero. Quindi duplichiamo il nostro livello di sfondo, premiamo Command più J o Control più J se utilizzi Windows. Ragazzi, vi ricordo che potete scaricare tutti i materiali che andrò ad utilizzare nel tutorial sul link che trovate qui in basso in descrizione. E proseguendo, per convertire questa immagine in bianco e nero andremo ad aprire il filtro Camera Raw. Quindi ci dirigiamo qui in alto su Filtro e facciamo clic su Filtro Camera Raw. Per velocizzare il nostro processo spostiamo il cursore all'interno del pannello predefiniti, ecco qui, facciamo clic su questo simbolo, e qui su bianco e nero, su questa spunta B e N, Photoshop ci mette a disposizione dei preset che possiamo utilizzare per trasformare la nostra immagine in bianco e nero. Quindi abbiamo bianco e nero di paesaggio, contrasto elevato, foratura, eccetera, eccetera. Nel nostro caso andremo a selezionare contrasto elevato. Quindi ci facciamo un clic, abbiamo applicato correttamente il preset sulla nostra immagine, adesso premiamo E sulla nostra tastiera per ritornare nuovamente sul pannello modifica e come puoi notare Photoshop attraverso il nostro preset è andato ad alterare già alcuni parametri all'interno del pannello. Quindi ha aumentato i bianchi, ha diminuito leggermente i neri e ora sulla base di queste modifiche continuiamo a migliorare il nostro bianco e nero. Nel mio caso vado ad aumentare il contrasto, quindi lo porterò a un più 37, aumentiamo la chiarezza. Già che ci sono, vado ad aumentare le texture e come tocco finale andrò ad abbassare un po' le luci di tutta la composizione. Infatti la nostra immagine risulta un po' troppo chiara. Quindi qui su luci vado ad abbassare leggermente questo parametro e faccio la stessa cosa anche con i bianchi. In questo modo. Signore e signori, ecco qui il nostro risultato. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo. Diamo clic su ok. Ok, abbiamo completato correttamente il nostro primo step, adesso è arrivato il momento di passare al secondo passaggio. Andremo a selezionare i palazzi e li porteremo su un nuovo livello. Per selezionare i palazzi possiamo sfruttare diverse tecniche, all'interno del canale Photoshop Facile abbiamo dedicato diversi video solo sulla selezione, ma in questo caso direi di utilizzare lo strumento bacchetta magica. Quindi spostiamo lo sguardo qui sul menu a sinistra, teniamo premuto sullo strumento selezione rapida e qui all'interno dei sottostrumenti troveremo lo strumento bacchetta magica. Selezioniamolo. Cosa molto importante, assicurati che sia attivata questa spunta. Quindi la spunta aggiungi selezione. La selezioniamo e facciamo un clic sul cielo della nostra immagine. Continuiamo, quindi vado a selezionare queste porzioni che sono state escluse. Ok, fortunatamente siamo riusciti ad effettuare la selezione del cielo solo con la bacchetta magica. A questo punto andiamo ad invertire la nostra selezione, infatti in questo momento è selezionato il cielo. Spostiamoci qui in alto su selezione, inversa. In questo momento abbiamo selezionato i palazzi e ora portiamo il contenuto di questa selezione su un nuovo livello. Quindi facciamo clic sul nostro livello 1 e premiamo i tasti Command più J se utilizzi Mac o Control più J se utilizzi Windows. Nascondiamo tutti i livelli sottostanti e signore e signori, ecco qui la nostra selezione. E ora andiamo a creare una tinta unita di colore nero che utilizzeremo come sfondo della nostra immagine. Quindi selezioniamo il livello al di sotto del livello palazzi, facciamo clic qui in basso su Riempimento, Tinta unita. In questo caso io andrò ad impostare il colore nero. Diamo clic su ok
E signori, abbiamo completato il nostro secondo step. Adesso siamo arrivati forse alla parte più attesa di tutto il tutorial. Infatti vedremo come donare più drammaticità e profondità alla nostra immagine attraverso degli incredibili effetti luce. Ci tengo a specificare che anche in questo caso possiamo applicare questi effetti luce sfruttando svariate tecniche. Quindi possiamo utilizzare la tecnica schermo e brucia, selezionare porzioni specifiche del palazzo, scurirle, oppure selezionare altre porzioni, andarle a schiarire, eccetera eccetera. Ma nel mio caso, per ricreare questi effetti luce, andrò a sfruttare la tecnica più semplice. Infatti andremo a stravolgere la nostra composizione solo attraverso il filtro Camera Raw. Quindi, per prima cosa, convertiamo il nostro livello palazzi in oggetto avanzato, facciamo tasto destro Converti in oggetto avanzato. In questo modo registreremo tutti i filtri che applicheremo su questo livello. Dopo ti sarà tutto più chiaro. Ci spostiamo su filtro e facciamo clic su filtro Camera Raw. All'interno del pannello, per prima cosa andiamo ad abbassare l'esposizione, quindi nel mio caso la porterò a meno 3,80, e adesso spostiamoci sul filtro radiale. Lo trovi qui sulla destra all'interno del pannello Camera Raw, oppure puoi premere il tasto J sulla tastiera. Attraverso il filtro radiale, Photoshop ci dà la possibilità di andare a selezionare porzioni specifiche della nostra immagine e solo su quelle porzioni andare a stravolgere i parametri che vedi qui in basso, quindi l'esposizione, il contrasto, le luci, le ombre, eccetera eccetera. Se non ti è chiaro, non preoccuparti. Porta il cursore all'interno dell'immagine, tieni premuto il tasto sinistro e crea il tuo primo filtro, in questo modo. Nel mio caso andrò a creare una selezione molto allungata, ecco, la stringiamo un altro po', rilasciamo il tasto sinistro del mouse e, signore e signori, ecco qui il nostro primo filtro radiale. Se ancora non ti è chiaro di quello che è successo, non preoccuparti, ti faccio vedere, andiamo ad aumentare l'esposizione ed ecco qui la magia. In questo caso stiamo dicendo a Photoshop di aumentare, appunto, l'esposizione solo all'interno della porzione che siamo andati a selezionare. Cosa molto importante, assicurati di impostare una sfumatura pari al 50% e di attivare la spunta Sovrapponi. Ma non è finita qui, infatti abbiamo la possibilità di andare a migliorare il nostro filtro. Quindi portando il cursore verso l'estremità destra del nostro filtro radiale, apparirà il cursore con le due freccette, il che significa che possiamo andare a stringere il nostro filtro radiale. Nel nostro caso andiamo ad aumentarlo, portando il cursore verso il basso invece su questo primo punto, Photoshop ci dà la possibilità di allungare il nostro filtro radiale. Portando invece il cursore fuori dal nostro filtro abbiamo la possibilità di ruotarlo, in questo modo, lo allargo leggermente, faccio un'altra rotazione, in questo modo, e sposto questo filtro qui sulla destra. Ora premiamo il tasto destro e facciamo clic su duplica. Praticamente siamo andati ad applicare un altro filtro radiale identico a quello di prima. Portiamo il cursore all'interno del filtro e andiamolo a spostare, in questo modo. Quindi in questo caso andrò ad applicare questo filtro radiale su quest'altro punto, lo allargo leggermente. Ancora, tasto destro, duplica. Ragazzi, possiamo creare tutti i filtri che vogliamo. Davvero non abbiamo nessun tipo di limite, ovviamente il mio consiglio è quello di non esagerare. In questo caso vado ad allargare il filtro radiale, mi sposto qui in basso e lo vado a ruotare e lo porto su quest'altra vetrata. Faccio degli ultimi aggiustamenti, cerco di renderlo quanto più credibile possibile. Lo andiamo ad allungare leggermente. Ancora, tasto destro, duplica. A questo punto vado a rimpicciolire tutto il filtro e vado a mettere in risalto questo punto luce che si trova qui in basso. Abbasso leggermente l'esposizione, vediamo un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo. Tutto questo solo attraverso il filtro Camera Raw. Ancora, vado a duplicare nuovamente questo filtro, tasto destro, duplica, abbasso l'esposizione ed infine, come tocco finale, andrò a scurire la parte inferiore della mia immagine. Quindi andiamo a creare un nuovo filtro radiale, teniamo premuto il tasto sinistro e in questo caso andrò a creare una forma di questo tipo. Ok, lo sposto qui in basso e ora solo sulla porzione qui in basso andrò ad abbassare l'esposizione. Vado ad allungarlo per aumentare la sensazione di sfumatura e lo vado ad abbassare. Insomma, potete sbizzarrirvi come meglio credete, nel mio caso direi che così possa andare più che bene e una volta raggiunto un risultato soddisfacente, diamo clic su ok. Vediamo un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo. Ora, ritornando al discorso di prima, ti ho fatto convertire il livello palazzi in un oggetto avanzato. Questo perché adesso, in qualunque momento, facendo doppio clic qui sulla spunta filtro Camera Raw, abbiamo la possibilità di ritornare a modificare la nostra immagine lì dove eravamo rimasti. Quindi possiamo fare clic qui sul filtro radiale e andare a migliorare in qualunque momento qualunque tipo di filtro che abbiamo applicato. Davvero incredibile. Quindi nel mio caso vado ad aumentare leggermente l'esposizione su questo punto in basso e diamo clic su ok. Ragazzi, se volete approfondire discorsi come oggetti avanzati, selezioni impossibili, eccetera eccetera, il mio consiglio è quello di entrare all'interno del corso Photoshop Facile. Infatti all'interno del corso è presente una lezione su ogni singolo strumento che Photoshop ci mette a disposizione. Bene, chiudo questa parentesi, andiamo avanti e continuiamo a migliorare la nostra immagine.
Quindi siamo arrivati finalmente all'ultimo step, ossia la creazione del cielo. Per andare a creare un cielo credibile che possa inserirsi bene all'interno di questa composizione, per prima cosa facciamo clic sul nostro livello tinta unita e creiamo un nuovo livello. Quindi abbiamo il nostro livello 2, lo rinominiamo e lo chiamiamo cielo. Prendiamo lo strumento pennello, quindi premiamo B sulla tastiera, colore bianco, aumentiamo la dimensione e facciamo delle semplici pennellate. Quindi faccio una pennellata qui, un'altra qui vicino e infine faccio una pennellata qui in basso. Ok, e se ti dicessi che adesso andremo a trasformare questi scarabocchi nel nostro cielo, che cosa diresti? Beh, facciamolo! Abbiamo fatto le nostre pennellate davvero orribili, adesso convertiamo anche questo livello in un oggetto avanzato, quindi tasto destro, converti in oggetto avanzato, ci dirigiamo qui in alto su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Quindi adesso andremo a sfocare le nostre pennellate. Nel mio caso direi che un 79 possa andare più che bene e diamo clic su OK. Lo so, il risultato è ancora inguardabile, ma non è ancora finita qui. Infatti adesso andremo ad applicare un'altra sfocatura. Quindi ci dirigiamo qui in alto su filtro, sfocatura, effetto movimento. Ecco qui il nostro risultato. Quindi qui abbiamo la possibilità di andare ad impostare l'angolo, ossia la direzione dell'effetto movimento. Nel mio caso imposterò, vediamo un po', un meno 62, andiamo ad aumentare la distanza e diamo clic su OK. In men che non si dica, avremo trasformato le nostre pennellate davvero inguardabili, eccole qui, in un incredibile cielo fine art. Davvero incredibile. Ragazzi, con questo tutorial il mio obiettivo è quello di farvi sperimentare, quindi non voglio che andate a copiare tutti i valori che sto inserendo io all'interno di questa immagine. Ti faccio un esempio. Per quanto riguarda le pennellate del cielo, sono andato ad applicare il controllo sfocatura e poi un effetto movimento, ma volendo avremmo potuto anche applicare altri filtri. Quindi vado a nascondere il livello cielo, creo un nuovo livello, faccio altre pennellate. Anche qui, tasto destro, converti in oggetto avanzato, ci spostiamo adesso su filtro e anche qui andiamo a sfocare la nostra immagine, quindi sfocatura, controllo sfocatura. Ok, imposto la stessa sfocatura di prima. Ora, piuttosto che andare ad inserire l'effetto movimento, andrò ad inserire un altro filtro, quindi mi dirigo qui in alto su filtro, sfocatura, sfocatura radiale. Fattore imposto 100%, metodo di sfocatura imposto zoom, qui su qualità imposto migliore e diamo clic su OK. E automaticamente ci ritroveremo davanti a un altro tipo di risultato. Quindi adesso abbiamo due cieli, abbiamo il cielo con sfocatura radiale e il cielo con effetto movimento. Ok, devo essere sincero, preferisco il cielo effetto movimento. Facciamo clic sul livello palazzi, ci dirigiamo sul riempimento e facciamo clic su curve. Come tocco finale andrò a ricreare la classica curva ad S. Che cosa vuol dire? Faccio clic sugli alti toni, creo il mio primo punto, faccio un altro clic sui bassi toni, sposto i bassi toni più in basso e gli alti toni li sposto più in alto. Quindi siamo andati ad accentuare le luci ed incrementare le ombre. E signore e signori, ecco qui il nostro risultato finale. Vediamo un piccolo prima e dopo, ti faccio vedere. Prima. Dopo. Abbiamo completamente stravolto la nostra immagine di partenza con pochissimi passaggi. Bene, che dire, spero che questo tutorial ti sia piaciuto, se sì ti prego di lasciare un bel mi piace sotto questo video, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, questo è solo un piccolo modo per supportarci. Qui Simone, qui Stefano e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial qui su Photoshop Facile. Ciao ragazzi!